Dal mio punto di vista, bisogna tornare all'idea della fatica e del talento. Credo che dobbiamo tornare all'idea sportiva della gestione delle cose pubbliche. Io credo che faticare, la fatica, il sudore della fronte, la capacità, il merito, il talento, il riconoscimento dei successi dell'altro siano la base della storia di Venezia. Questa storia è stata tradita e offesa. Tradita perché si pensava che io sono stato uno di quelli che ha dato il voto pensando che le cose potessero andare bene. Ero convinto che facessero bene, dicevano che non cambiava mai niente, che andava tutto bene. Le cose non sono così. C'è un bilancio del comune disastroso, la situazione sociale è disastrosa. Qui a Murano specificatamente avevamo la grande industria del vetro, dico avevamo perché piano piano degli insipienti, degli incapaci sono riusciti a far chiudere tutte le fabbriche. Una cultura di sospetto, di burocrazia asfissiante, una incapacità di gestire i flussi commerciali, negozi dati ai cinesi, una lontananza di quest'isola dalla realtà e dal mondo. Le persone ormai, c'erano migliaia e migliaia di famiglie che vivevano e lavoravano qui, quando era finito il lavoro potevano vivere nell'isola normalmente, come tutti i posti del mondo. Oggi stiamo andando verso una deriva del turismo e basta. Il turismo è una grande risorsa per Venezia, ma noi dobbiamo ripartire dal lavoro che possiamo effettivamente avere ancora. Il vetro è una grande risorsa, però deve essere gestito da persone che sanno che cos'è. Noi abbiamo avuto per troppi anni degli amministratori che pensano che il lavoro sia un optional.